Pacarritos, di cui abbiamo appena sentito un nuovo brano tratto dal nuovo disco Soul Invaders, dove a differenza del primo abbiamo sentito il sax di Johnny. Magnifico. E io passerei un attimo il microfono a Johnny. Vai, Johnny! Idolo! Conoscendoli da tempo, l'ingresso di Johnny è andato veramente sono momenti una bella spinta. Johnny! Innanzitutto è un grandissimo onore essere nei Pacarritos, è una cosa sensazionale. L'ingresso è stato un anno e mezzo fa, prima di Natale, tramite la conoscenza di Mr. Basu. Che ricordiamo è il bassista ben Esatto. Tempo di fare tipo un paio di prove, poi i primi concerti e poi è arrivato Soul Invaders. Dovuto in. Cioè, nel senso, è stato bello perché comunque, come dicevano loro prima, P-Funk comunque è un genere che portano i Pacarritos, che non ho mai sentito prima, perché ovviamente, cioè io non conoscevo i Parliament Funkadelic, se no qualche In Italia è pezzo. arrivato poco, qualche. No, ma si conoscono in Sì, realtà, sì, si conoscono, ma la gente non lo sa. Sì. Conosci alcuni pezzi, magari non li ha sentiti, ma non Esatto. sai che sono loro. Infatti capitava spesso di sentire dei pezzi proposti appunto da Deva, che è il maestro Il sommo maestro. supremo, e dicevi sì, cacchio, questo l'ho già sentito, me la ricordavo così. E infatti anche imparare a suonare un nuovo genere, cioè, è stato Anche bellissimo. perché poi George Clinton ha lavorato con tantissimi artisti, ha fatto Ah, parecchie beh, collaborazioni, ha prodotto sì. anche un disco dei Red Hot Chili Peppers, per Se esempio, non sbaglio, quindi è Frankenstein, un personaggio vero? molto conosciuto nell'ambiente. E poi hanno dentro dei sassofonisti che sono Comunque abbiamo il giudizio dal sassofonista, ma penso che ogni Da singolo sassofonista strumentista fosse incredibile in quella band. Beh, buona parte totale, dei Parliament assolutamente. Funkadelic, degli strumentisti, hanno suonato anche poi con James Brown e altra gente di quel livello. Esatto. Esatto. E poi, dopo l'ingresso di Johnny, c'è stato subito il disco. Sì. Parliamo un po' del disco, come è venuto fuori, come è nato. Ma sostanzialmente quando poi sono entrato io prima di Natale nella band, abbiamo cominciato subito a lavorare su dei pezzi nuovi, avendo appunto la possibilità di mettere dentro una nuova voce, come quella del sax. Poi c'erano già delle idee che erano già in fase di elaborazione, siamo riusciti a mettere su in piedi queste 11 tracce, abbiamo detto ma sì, dai, settembre andiamo a registrare. E niente, ci siamo messi dietro, è stato un paio di settimane molto Molto intense, intense, sì, sì. immagino. Però, beh, siamo soddisfatissimi del nuovo lavoro, assolutamente. Poi ci piace la storia del disco, appunto in copertina, chi potrà andare a vedere, c'è questo robot, Skakatron. Esatto, parlateci un po' del personaggio di Grazie. Skakatron.